Volevo fare un piccolo riassunto un po' di questi 8 mesi, perché da luglio a oggi mi pare 8 mesi abbiamo lavorato diciamo dai primi di luglio all'11 di marzo, mi pare. E volevo un po' discutere con voi su alcuni punti che a mio parere sia stata fatta con tutto il rispetto un po' di poca informazione, o forse perché noi non ci siamo spiegati bene. Il presidente, questa società, ha fatto investimenti per 8 milioni di euro. 8 milioni di euro il presidente. Al 30 di giugno, dal 1 di luglio al 30 giugno, il presidente ha investito sulla società, sulle risorse umane, sulle strutture, sulla squadra, 8 milioni di euro, giusto? Purtroppo. Gli 8 milioni di euro sono ripartiti in tre punti. L'acquisto della società, o meglio, il ripianamento dei debiti per circa 4 milioni, il settore, la prima squadra e le strutture. Per quanto riguarda le strutture, sono quasi stati impegnati. No, no, lo dicevo, sì, lo stavo dicendo. I 4 milioni sono ripartiti in 2-3 anni, quindi quest'anno ci incide per quasi 2 milioni di euro, 1,8, 1,7 più o meno, giusto? Gli altri 2 milioni sono stati investiti per lo stadio, la rimanenza l'abbiamo investito sulla squadra. Quindi abbiamo dovuto fare una rosa nuova. 22-23 giocatori, tutti acquistati. Il costo di queste operazioni sono state di 25.000 euro, che è la metà di Mungo, l'unico giocatore che abbiamo pagato. 25.000 euro, 23 giocatori per 25.000 euro. Andiamo ai contratti. L'ho detto prima, se noi diamo 100.000 euro a un giocatore, a noi ce ne costa 2,20, 2,30, più o meno. Più o meno. Io non so, e non posso andare oltre, se no mi viene la finanza, no, non so se negli altri posti tutte queste cifre sono reali. Noi siamo orgogliosi di essere arrivati ottavi. Io se mi dici, noi abbiamo chiesto ai giocatori a Tedino di arrivare entro i primi 10 posti. È vero che sono state fatte delle dichiarazioni anche dal presidente, ma giustamente in piena euforia, viene da un mondo diverso, si doveva integrare, doveva capire. È vero che abbiamo fatto delle dichiarazioni, ma poi la realtà è questa. E vi spiego come vi sto spiegando adesso. Voi uscite fuori e mi scrivete tutto il contrario di quello che ho detto, oppure non mi credete, che cazzo di che parliamo? Siete d'accordo con me? Che come primo anno 12, 13, 14 su 23 possiamo confermarli per un futuro, per l'anno prossimo. Non dico 24, 22, 20, ma 12, 13 possiamo, siete d'accordo o no? Che li possiamo confermare, sono giocatori di Serie C discreti. Abbiamo preso 5 giocatori che hanno vinto i campionati l'anno precedente, altri 2 che l'avevano vinto l'anno prima, 7 giocatori su 22 che hanno vinto i campionati. Cioè, ci starà qualcosa di buono. Il calcio è così. E chi è tutta sta grida? Chi è tutta sta cattiveria? Perché mi richiamo tutta sta cattiveria? Perché io sono di Giulianova? Ah, perché io sono di Giulianova, allora mi dovete di male. Perché con un Giuliese a Terme non può lavorare. O un Terramà a Giulianova non può lavorare. È chiaro che siamo delusi. Ci aspettavamo un ritorno diverso da parte degli imprenditori. Penso che il Presidente voglia dire questo. Magari ha avuto delle promesse che qualcuno non ha mantenuto, può darsi.